LCN Talk, sportivi alla ribalta. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo studio, la prima volta che lo vedete. LCN Talks, cos'è LCN Talks? Una chiacchierata, oggi abbiamo Livia, Tre Soldi. Ciao a tutti. Quindi abbiamo scelto sicuramente bene con Livia, che sicuramente in tanti di voi conosceranno già, perché è la centrale, una delle centrali dell'Eurocash Piccoleco, quindi benvenuta. Grazie mille. È un battesimo per noi, per te, ci tieni a battesimo, quindi come madrina andiamo subito ad analizzare quella che è un po' la vostra stagione. Poi non parliamo solo di volley giocato, ti vogliamo conoscere anche un po' fuori dal campo. Ok. Come se fossimo al bar, il concetto è questo, le CN Talks. Va bene, ci proviamo. Ci proviamo. Quindi raccontaci un po' di questa vostra stagione. Faccio il formale. Adesso voi andrete a Messina, giusto? Aprite il girone di ritorno e siete, credo, in linea con i vostri programmi. Comunque avete questo secondo posto in pole salvezza, che oggi vi garantirebbe la salvezza. Avete un buon margine su Montale, che anche su Vicenza, comunque le squadre che stanno tra quinto e sesto posto, che insomma state riuscendo a gestire e anche un po' a incrementare. Sì, esatto, diciamo che questa seconda parte di stagione col pool salvezza l'abbiamo giocata relativamente bene con le nostre carte, quindi siamo a buon punto. Sicuramente non ci accontentiamo, l'obiettivo è ovvero la salvezza, però appena raggiunta vogliamo continuare a giocare bene e a concludere una stagione nella maniera più positiva possibile. Assolutamente, diciamo che un po' ci avete creduto nel poter arrivare in pole promozione, io credo. Sì, secondo me ci sono stati due momenti, almeno a livello personale, che ho vissuto con tanta speranza. Il primo era la fine del girone d'andata, perché con un po' di aiuto potevamo anche rientrare per la Coppa Italia, con un po' di fortuna, diciamo così, sarebbe stato un bel sogno. Prima di Olbia. Sì, esatto, perché poi non ci siamo riuscite e poi alla fine anche lì un po' di amaro in bocca è rimasto, perché potevamo giocarci meglio qualche finale di set che magari ci consentiva di rubare qualche punto in più. Assolutamente. Avete anche lavorato, avete, i dirigenti hanno lavorato su questa rosa dandovi Marmen. Sì, che tra l'altro sì, siete diventati anche buone amiche, credo. Sì, 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 lei è arrivata a gennaio con noi, ha portato un po' di freschezza, un po' appunto d'aria nuova, e secondo me comunque ne abbiamo giovato, almeno per alleviare un po' le rotazioni, aiutarci in allenamento. Sì, sì. E sicuramente, ecco, io personalmente da esterno ovviamente si apprende sempre il 5% quello che può essere l'idea di una squadra. In quel momento percepito c'era proprio l'ambizione di, perché no, ci possiamo provare a uno guadagnarci l'obiettivo minimo stagionale. Comunque l'obiettivo stagionale, l'obiettivo minimo diventava un po' riduttivo come concetto, però appunto provare a guardare alla pool promozione, alla Coppa Italia. Ma al di là di questo, avete magari trovato adesso anche l'amalgama giusta, la maturità giusta? Chiaramente voi siete un gruppo anche abbastanza nuovo in quest'annata, non è facile magari innestarsi su un gruppo che ha vinto e che arriva da una passata stagione già insieme molto affiatato. Sì, sicuramente quest'anno è, per chi è rimasto, totalmente diverso dall'anno scorso. Certo. E essendo una squadra nuova, secondo me magari il nostro punto forte era magari l'uscire durante la stagione, perché impari a conoscerti sempre di sì, più, e quindi ora arrivi a un momento cruciale in cui hai trovato una quadra tale per cui spingi ancora di più e porti a casa i risultati. Assolutamente sì. Allora invece per Messina come procede l'avvicinamento? Dai, bene, speriamo. Secondo me sarà una trasferta un po' insidiosa, perché ok, apre il girone di ritorno, in casa abbiamo raccolto un 3-0, quindi un punteggio sì, pieno, però loro magari hanno un po' sottotono, noi abbiamo un pochino, in certi momenti abbiamo avuto un po' di fortuna sul finale di set, e quindi dobbiamo andare molto agguerrite per prenderci punti, in modo proprio da delineare una linea con, diciamo, una retrocessione e una salvezza. Chiaramente sì, quindi giusto così, perché penso che poi avendo poche partite da giocare tutte, perché avete anche tutto il turno di riposo, sicuramente poi vincere sarebbe un mattone. Sì, per l'appunto importante, giuro non era voluto, ci ho pensato adesso. Allora dicevo, conosciamoti un po' meglio. Al di là del fatto che ti conosciamo professionalmente, che comunque tu hai già giocato contro la Piccoleco, già anni che gioco contro la Piccoleco, adesso infatti poi mi sono
andato a ricercare la scheda che vado a leggere. Allora, Offanengo, Don Colleoni, Bedizzoli, Olginate e sì? New Volley Adda e l'anno scorso Volano, sì, giusto? Esatto. Quindi chiaramente la vostra carriera in prima squadra inizia presto, perché voi comunque andato a accompagnare Anna Lancini la prima volta, vista aveva 16 anni credo, anche sua sorella, quindi insomma mi conosciamo presto anche da avversari. Classe 98, sei anche magari tu arrivata a maturazione giusta per arrivare in A2 da protagonista? Speriamo, io ho lavorato tanto in questi anni, magari essendo anche poco conosciuta a livello di curriculum, di giovanili, quindi ho lavorato tanto per arrivare diciamo a un punto per giocarmi bene le mie carte e non anticipare magari i tempi e crescere man mano sia con l'età che come esperienza. Assolutamente sì. Dato che ho detto giustamente all'inizio, conosciamo un po' anche gli sportivi che ci rappresentano, questa è una cosa che non bisogna mai dimenticarsi. Lecco, la vivi, la conosci, hai casa qui, è casa appena fuori, via dicendo. Sì, allora io sono nella provincia di Milano, quindi comunque abbiamo gli appartamenti qua e sono relativamente vicino a casa, però ovviamente Lecco secondo me è un po' da vivere, Sì. E ho l'appartamento Olginate, quindi siamo vicine, siamo comode e Lecco comunque è il lago bello, magari anche aperitivi con le amiche, sono venuto a trovarmi, un po' di gite anche qua, un po' in montagna, un po' i piani di Resinelli, quindi qualcosina dai, ho girato. Tanto siete una coppia di sportivi, tu e il tuo compagno, gioca a Cantù. Scusate, no, al di là dello scherzo, poi vabbè, sappiamo che c'è. Però comunque non è così scontato. Come la vivete? No, allora abbiamo fatto tante stagioni a distanza, diciamo così. Poi casualmente se entrambi abbiamo firmato vicini. Quindi è stata una casualità o magari? No, giocava a Roma. Lui sì, a Roma, l'anno scorso a Cantù, esatto, questo è il secondo anno che è rimasto, loro hanno obiettivi importanti, quindi esatto, la sogniamo un po'. E niente, quest'anno bello perché anche con lui abbiamo fatto un po' di giri, che per esempio Bellagio, Varenna, abbiamo girato un po' entrambe le zone, un po' come un po' Lecco, quindi sì. E a livello sportivo avere un partner che sappia quello che tu stai affrontando mentalmente, ti può aiutare emotivamente, che ti supporta, è davvero, cioè per me è fondamentale. Per non diventare troppo pesante, però l'avevamo organizzato prima, però chiaramente questi sono giorni in cui si parla tanto di salute mentale nello sport. Il caso vostro è a pallavolo, chiaramente sappiamo benissimo a cosa mi riferisco, è un caso molto triste. Se ne parla mai abbastanza forse di salute mentale nello sport? E tu da questo punto di vista te l'ho chiesto apposta perché comunque avendo un partner che sa cos'è la dinamica mentale nello sport sicuramente ti aiuta, credo non se ne parli veramente mai abbastanza. No, perché poi soprattutto a questi livelli non c'è solo la parte in palestra ma anche come affronti la giornata, come vivi l'allenamento, la partita, un po' la pressione. Cioè è difficile sempre essere al top e quindi avere qualcuno che ti supporta, con cui ti puoi sfogare o confrontare è davvero, per me è fondamentale, davvero. Voi avete una figura che vi accompagna magari a punto di vista? In realtà di mental coach no, però io per esempio ho avuto la fortuna di trovare una compagna di squadra quest'anno che mi ha davvero aiutato, ci siamo aiutate a vicenda, ci siamo molto trovate, che tra l'altro è anche la mia coinquilina, e grazie a lei anche in certi momenti di grande confronto e di aiuto reciproco. Ma anche perché comunque non è che tu sei arrivata e hai giocato subito, hai avuto un percorso di adattamento a categoria, è adesso che stai facendo più minuti comunque, quindi non è facile credo tenere la barra dritta per mesi, allenarsi bene per mesi e farsi trovare pronta. Esatto, essendo una professionista l'obiettivo è sempre quello, però siamo umani, quindi è difficile essere sempre lì sul pezzo, pronta a dire ok, tanto il mio momento arriva. Quando sei lì lo vivi non sai mai cosa sta per succedere, quindi io lavoro per farmi trovare pronta tecnicamente e emotivamente, e quindi bisogna proprio lavorare su se stessi e stare sempre positivi secondo me è la chiave. Raccontaci un po' fuori dal campo, sei solo pallavolista, stai ancora studiando, perché comunque in A2, non solo, praticamente A2 e B1 in questi anni, quasi tutte, magari avete anche un percorso di studi, oppure penso che Serena Zingaro ha un lavoro extra, ha aperto uno studio se non sbaglio, quindi
Hai anche altre cose che porti avanti parallelamente? Sì, io sto ancora studiando, sto finendo la magistrale in relazione internazionale sì. a Milano, quindi Posta. Vabbè, dipende dagli interessi, quindi lingua, no, no. economia, diritto. No, no. Sono argomenti molto attuali. Sì, molto, infatti è per quello che mi sono così appassionata a questo corso che sto facendo a Milano e mi mancano pochi esami alla fine, più la tesi, quindi speriamo di che vada tutto bene. Molto bene Livia. Invece dal punto di vista sempre sportivo, anche per rimanere sempre con, sul pezzo, con l'attitudine giusta, ti sei data magari un tempo entro cui raggiungere i tuoi obiettivi? Adesso, tutti nella vita credo tu abbia l'obiettivo di arrivare in nazionale. Ma magari. Però nel senso, di solito si mette l'obiettivo massimo. Sì, poi intanto diventa un po' un sogno, poi, la vivo più alla giornata, diciamo così, soprattutto anche in questa fase della stagione che hai un obiettivo sì. di squadra da raggiungere, non penso mai troppo avanti, la vivo proprio partita per partita, a lavorare bene, a lavorare sulle cose sì. che voglio migliorare e poi a lungo termine si spera sempre di fare bene, di stare bene, di trovare una realtà che ti piaccia e di fare, di continuare a fare quello che ti piace, quindi... Oh. Giochi anche fino a 40 anni. Se guarda, se avrò la possibilità, no, chi lo sa. Te lo chiedo perché pochi anni fa, posso anche fare il nome, non è un problema. Parlavo tanto pari ruolo con Martina Focaccia, diceva. Guarda, poi lei si ruppe il crociato. Sì. Poi pensavo fosse la mia ultima stagione, ho 30 anni, e anche lei vicino alla laurea, via dicendo, mi raccontava. Pensavo di smettere guarda, a fine anno. In realtà poi. Ha rotto il crociato, è una fase cruciale e poi ha ripreso l'anno scorso con Ostiano e sta continuando a giocare. Però mi è capitato in più di una circostanza, avendo a che fare con voi giustamente, che non siete professioniste, siete professionali, professioniste di fatto ma non riconosciute. Riconosciute, questo è un aspetto che non si considera mai, se ne parla spesso ma se ne parla magari per... La 2 sì, coinvolta con la Serie A in generale, però si pensa sempre al piano di sopra. E quindi poi può diventare un po' limitante, o comunque ti obbliga a fare qualcos'altro nella per vita. Per quello secondo me è fondamentale studiare, comunque portare avanti altre passioni o comunque avere, diciamo così, un piano B, in questo momento un piano B che mi consentirà poi di avere un futuro più certo magari che la carriera pallavolistica, perché non si sa mai cosa può succedere. Sì. Poi come ti dicevo, magari se si riesce anche in un futuro, perché inizia a essere più vecchia e altre priorità, a conciliare entrambe il lavoro e pallavolo, quello sarebbe anche bello. Però ora in questo momento, diciamo, mi godo la cavalcata della Serie A. Comunque, se è una classe 98, giustamente è giusto godersi al 100% il momento. Sì. E comunque penso che tu nel complesso dovesse continuare così il percorso di squadra, penso la riterrei una stagione positiva, al fatto che poi, come abbiamo detto prima, personalmente stai crescendo in modo graduale. Sì, sì, assolutamente, appunto il primo anno inizi, poi anche la possibilità di giocare, di conquistarti il posto, di lavorare bene, è tanta roba, proprio detto così, quindi speriamo di continuare così. E come società, come ti trovi con la piccola? No, bene, cioè bene, non è nulla da dire a riguardo. Molto bene, no, perché poi... Si parla sempre di un ambiente particolare in senso positivo, magari un ambiente più familiare rispetto, e che è un po' la forza, no? Io lo ricordo sempre, che credo sia sempre giusto ricordarsi da dove partano le squadre. Inizio anno abbiamo già detto anche con Piacentini, non ci tornerò in maniera troppo specifica, vi diamo per spacciate, qua là su, non dico niente di nuovo, no? Lo sai benissimo, però è chiaramente... È importante avere una società, uno staff che sia conosciuto il fatto che magari bisogna sudare, masticare anche amaro ogni tanto, che però ti porta sì, a sai, avere raggiungere una, magari anche un ambiente ristretto. Ti aiuta anche magari a fare un po' più gruppo, a stare un po' più insieme. Meno gente che parla. Sì, si lavora più, cioè in serenità, ecco, non c'è. Non, anche lo staff e la dirigenza non. È raro che qualcosa dall'esterno entri nel gruppo. Quindi lavoriamo fra di noi e si sta bene, cioè perché eviti tanto stress che magari non ti serve in momenti cruciali, quindi... Sì, sì. Beh, insomma, avete messo qualche
adesso mi piace entrare magari a dinamiche di gruppo, magari qualche scommessina ce l'avete per il prossimo periodo, allora, qualche cena in palio, è bello perché poi alla fine voi sportivi scommettete generalmente sulle cene del giovedì. Cioè, il giovedì in qualsiasi sport sono mitiche. Allora, ti dirò, quest'anno siamo state un po' carenti da questo punto di vista, purtroppo, anche con la tradizione delle paste. Non siete state molto brave, forse anche perché grave, però. Hai ragione, nostra mancanza. Però, allora, per la fine stagione sicuramente qualche una cena di festeggiamento ce la meriteremo, sì. Spero a breve sicuramente. Sì, sì. E c'è una chicca che durante l'anno ci avevamo ripromesse che se avessimo vinto contro una delle big saremmo andate a fare serata tutte insieme, comprese chi magari non è del genere da discoteca. Questo avete già raggiunto quello. Esatto, quindi ci stiamo organizzando, ma visto il periodo un po' intenso tanto abbiamo quasi, aspettato. Tanto anche al ritorno quasi ci scappa. Quasi, mamma mia. Ci scappa. Lasciamo stare, che amarezza. Diciamo che bilancio andata e ritorno è abbastanza in equilibrio. È andata una grande rimonta, al ritorno siete stati rimontati. D'altronde se avete trovato una prima in classifica dei valori ci saranno, ovviamente come li avete anche voi. Allora Livia, noi siamo arrivati a un quarto d'ora abbondante, quindi non diventiamo troppo lunghi. Ti ringrazio. Grazie a voi per avermi avuto. Assolutamente, ci mancherebbe. Grazie a te per la presenza. Continueremo a farvi poi scoprire sicuramente ancora qualche sua compagna di squadra, qualche altro rappresentante dello sport lecchese qui nel nostro nuovo studio, LCN Sport. Grazie Livia, buona serata grazie. A tutti. Grazie. Ciao.